Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Torniamo col nostro Stregaton, la maratona letteraria dedicata ai 12 candidati premio Strega di questo 2023. So che vi avevo detto che c'era già un mio preferito, ma con la recensione di oggi vi anticipo già che quel preferito è stato decisamente sbalzato indietro, perché oggi vi parlerò di quello che per me fino ad ora è il candidato che spero possa un giorno vincere, anche se sono sicura che non ne arriverà nemmeno in cinquina, perché è uno dei meno famosi, ecco, diciamo così. Però non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito queste due recensioni. I candidati di cui vi andrò a parlare oggi sono per l'appunto due, e sono Ferrovie del Messico di Gianmaria Griffi, edito Laurana Editore, e edito invece Nave di Teseo, Andrea Canobbio, La Traversata Notturna. E incredibilmente non l'avrei mai detto, non me lo sarei mai aspettato, scusate per il riverbero della copertina, ma c'ho la luce qua davanti del sole. Il romanzo che ad oggi spero vinca il premio Strega, anche se ho bassissime aspettative, è proprio Andrea Canobbio, La Traversata Notturna. Non avevo minimamente idea che questo romanzo potesse piacermi così tanto, perché non mi aspettavo niente, non ne avevo sentito parlare da nessuna parte. Sinceramente, forse di tutti e 12 candidati era quello un pochino meno conosciuto, un pochino meno famoso. Sarà stato per la sua mole? Chissà, forse ha spaventato in molti, ma non ha spaventato me. Tant'è vero che vi basta sapere che, come sapete, io prendo tutti i candidati, o quasi tutti, in biblioteca. Questo però poi ho deciso di comprarlo, anzi mi è stato gentilmente regalato, perché voglio assolutamente averlo in libreria, perché mi è piaciuto proprio tanto tanto tanto. Ma di cosa parla La Traversata Notturna? Questo è un memoir che è un'indagine dal punto di vista fisico, ma soprattutto un'indagine psicologica, emotiva e sentimentale sulla famiglia di Andrea Canobbio. È un viaggio, vi dicevo, ricco di anche elementi non prettamente testuali. È pieno infatti di fotografie dell'epoca. Ci sono stralci di lettere, cartoline, c'è un po' di tutto, insomma, è proprio, vedete, pezzi di dipinti. L'autore ha voluto inserire quelli che secondo lui erano degli elementi importanti per comprendere e ancora di più riuscire a tracciare un percorso lineare della storia della sua famiglia. Questo però non è un semplice memoir, perché ha il gusto del romanzo, quasi da saga familiare. Nonostante si parli, è vero, di famiglia, in particolar modo l'autore si sofferma su una delle figure familiari, cioè sul padre, una figura estremamente difficile nella sua vita, perché è stato un uomo, un grande ingegnere torinese, dedito estremamente al lavoro, ma un uomo molto assente nella sua infanzia, nella sua adolescenza, ma anche nella sua età matura, afflitto da depressione. È un libro che parla tantissimo del tema della malattia mentale, della depressione e della ricerca delle origini, delle radici del male. L'autore si interroga su quali possano essere stati i motivi che abbiano portato il padre a soffrire di depressione. E nonostante ne trovi di molti, per lui nessuno è abbastanza serio o abbastanza giusto per spiegare l'assenza di un padre, questo buco, questo vuoto interno, interiore, emotivo, che non è soltanto il buco dato dalla malattia che ha il padre, ma anche il buco emotivo dato dall'assenza del padre che Andrea Canobbio ha avuto per tutta la sua vita. Le origini del male, cosa porta alla sofferenza, al male con la M maiuscola che è la depressione? Quali possono essere le cause? Il fatto che il padre sia stato in guerra, il fatto che il padre sia stato in Russia, il fatto che il padre abbia avuto dei rapporti conflittuali con la sua famiglia, il fatto che abbia avuto dei figli che magari non gli hanno dato abbastanza, il fatto che il lavoro non gli ha dato la calma che lui pensava di avere. Sono motivi giusti? Esistono motivi che possono spiegare il male, il dolore, la depressione? Sicuramente, forse o probabilmente no. Andrea Canobbio va alla ricerca di questi motivi perché è tormentato dall'idea che il male possa insorgere senza motivazione, senza una causa giusta. È uno scavo quindi all'interno della memoria, il tema della memoria,
del ricordo è un tema assolutamente fondamentale ed è uno scavo che l'autore fa attraverso un'indagine fisica. Perché indagine fisica? Perché lui fa delle, lui le chiama incursioni, cioè si reca da solo con il suo taccuino, con un libro, certe volte addirittura con un amico, vagando per la città di Torino alla ricerca dei luoghi che il padre ha frequentato, in cui il padre ha vissuto, o anche nei luoghi in cui il padre ha lavorato, o quei progetti edilizi che il padre ha costruito, proprio come se attraverso l'incursione geografica, diciamo così, quasi da antropologo, lui possa ricostruire i passi del padre e cercare le ragioni della sofferenza. Lui verso questo padre prova dei sentimenti che hanno molto a che fare con la rabbia, con la frustrazione, col rancore, e il romanzo sembra certe volte un tentativo di voler perdonare questa figura paterna, ma è un perdono che non arriva, probabilmente perché non c'è niente realmente da perdonare, o forse sì, insomma, emotivamente è veramente struggente perché si sente la portata sentimentale, emotiva che Andrea Canobbio ha avuto ed ha ancora e nutre per il padre nonostante il padre sia scomparso, e c'è quindi la frustrazione di vivere questo duplice sentimento: da un lato la rabbia, il rancore, dall'altro l'amore e la voglia di perdonare questo padre. Ma alla fine perdonargli cosa? L'essere stato malato? Un uomo, il padre, sempre preso dalle proprie ossessioni, assente, ipocondriaco, un personaggio strano, dedito solo al lavoro, ossessionato dal proprio lavoro. Si parla tanto di ingegneria, un tema che io pensavo non mi potesse assolutamente affascinare, ma il modo in cui Andrea Canobbio parla dell'amore, della passione quasi ossessiva che il padre aveva per il proprio lavoro, per l'ingegneria, riesce a trasmettere questo senso di anche struggimento veramente stupendo. Secondo me qui parliamo veramente di alta letteratura. Io ho trovato Andrea Canobbio capace di trasmettere delle emozioni come solo i grandi scrittori sanno fare. È fra l'altro un libro pieno di riflessioni sul tema della scrittura, perché è un po' come se fosse un libro su Andrea Canobbio che scrive un libro su suo padre, quindi è metaletterario e metanarrativo in qualche modo. Ci sono delle citazioni bellissime tratte da tantissimi altri romanzi, da tantissimi altri scrittori, si riflette tanto sul senso del memoir, sul senso del ripercorrere la vita altrui, del ricordo, attraverso la letteratura. La letteratura può essere strumento di salvezza in qualche modo? Mi è piaciuto proprio tanto, penso e spero che traspaia da questa recensione il mio amore profondo per questo romanzo. Non sarà che quando si parte con poche o zero aspettative, rimanere incantati è un attimo, ma io sono rimasta veramente avvinta. È un romanzo sul romanzo, sulla scrittura, sulla letteratura, sull'amore per la famiglia, sulla depressione, sul ricordo, sul rancore, sulla rabbia, insomma su alcuni dei temi umani, con la T e la U maiuscola. Andate e leggete Andrea Canobbio. Mi dispiace veramente che sia uno dei candidati dei quali si parli meno, secondo me pregevolissimo e meritatissimo, forse proprio per questo, ahimè, non vincerà questo premio. Ora invece all'altro libro del quale vi parlo in questa recensione, sarò abbastanza breve perché non ho molto da dire su questo, nonostante sia forse uno dei più chiacchierati. Sto parlando di Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, edito Laurana Editore. Uno dei più chiacchierati perché questo innanzitutto è stato presentato da niente poco di meno che da Barbero, da Alessandro Barbero, quindi tutto dire già per questo, e anche perché ha portato alla ribalta Laurana Editore, una piccola casa editrice indipendente, molto coraggiosa direi. Perché molto coraggiosa? Perché questo sicuramente è un titolo che io mai mi sarei aspettata di vedere all'interno dei candidati strega. Fuoriesce moltissimo dalla tipologia, dal canone letterario tipico dei romanzi che di solito vengono candidati per il premio. È un romanzo pazzo, completamente fuori di testa. Romanzo storico solo perché viene ambientato nel passato, ma non perché attinge, diciamo, ai topoi del canone del genere storico. 1944, siamo ad Asti, noi seguiamo le vicende fra i tantissimi, fra i molteplici personaggi di uno in particolare, Cesco, che è un milite della Guardia Nazionale Ferroviaria della Repubblica di Salò.
Siamo nel 1944, il fascismo sembra sta frantumando, ormai l'Italia è agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ormai abbiamo capito che perde, il nostro Mussolini si sta infiacchendo sempre di più, ma c'è chi non demorde, c'è chi non desiste, fra i quali troviamo sicuramente alcuni dei militi della Repubblica di Salò. Cesco di fatto non è assolutamente un fascista convinto, è un giovane ragazzo di 23-24 anni, innamoratissimo perdutamente di una piccola bibliotecaria, Tilde, verso la quale prova delle passioni assolutamente turbolente da giovanotto qual è, ma ahimè, per quanto afflitto da un mal di denti incredibile che non gli fa vedere la fine delle sue giornate, che lo obbliga a continui risciacqui di alcol puro, questo per farvi capire un po' di che tipo di personaggio, anche di che tipo di storia parliamo, Cesco viene incaricato da parte di, non si sa bene chi, lo scoprirete poi, ma dai boss, dai big boss, dai grandi capi che vengono addirittura dalla Germania, dal Reich, di una missione segretissima, specialissima, incredibile. Costruire la mappa ferroviaria del Messico. E voi direte, e beh, perché? Chi lo sa? Lo scoprirà mai Cesco? No, perché sicuramente a lui non viene detto niente. Lui è un piccolo mite, è l'ultimo gingillo della catena di montaggio della Repubblica di Salò. Lui è un signor nessuno, è arrivato dal niente e a lui spetta questo compito infame. Infame perché nessuno conosce le ferrovie, nessuno conosce il Messico, nessuno ha mai costruito una mappa, tantomeno Cesco, e a lui viene dato questo incarico. Riuscirà nell'intento? Ce la farà? Insomma, è un romanzo che parla di vicende rocambolesche. Ha un po' il gusto del romanzo picaresco, dove il paradosso, l'assurdo, lo strano sono i punti cardine della storia. Il romanzo è raccontato da molteplici narratori, tanti sono i punti di vista, tanti quanti sono i personaggi. E sono tante anche le vicende raccontate, oltre a questa che diciamo è un po' l'ossatura del romanzo, ma non è l'unica, ma ci muoviamo all'interno non soltanto di Asti, ma anche il Messico, il resto dell'Italia, il Reich, la Germania, insomma spaziamo nel tempo, nello spazio geografico e con tanti punti di vista diversi, tanti personaggi diversi, quindi c'è un po' questa clima proprio che vi fa sbarellare alla grande, perché la storia è una storia assurda e ci muoviamo tanto fra il grottesco, il drammatico, l'assurdo, il teatrale, l'esagerato e il dramma vero della guerra, del fascismo, del nazifascismo. Cesco è un personaggio che fa molto ridere, ma è un personaggio che fa anche molto piangere, perché la sua vita è una vita costellata di drammi, di amori, di passioni turbolente non portate avanti, di amici morti, di guerra. Il dover necessariamente svolgere un lavoro che lui odia, si getta a capofitto in questa missione che diventa la missione della sua vita, che gli aprirà le porte alla conoscenza di tantissimi personaggi, uno più strano dell'altro. Insomma, capite che da come ve lo sto raccontando è un romanzo che non mi aspettavo assolutamente di vedere in dozzina, perché fuoriesce da qualsiasi canone della tipologia di romanzo standard che di solito viene presentato all'interno dello Strega, e quindi sono molto contenta di vederlo qui, sono molto contenta di vedere Laurania Editore, perché l'ho trovata una casa editrice molto coraggiosa, e questo è un romanzo molto coraggioso proprio per il suo essere fuori dai binari, fuori dalle righe, nonostante le sue, anzi anche per le sue più di 800 pagine. Per quanto io vi abbia detto tutto questo, vi abbia sviolinato Ferrovie del Messico e vi dica che Griffi scrive non bene ma di più, vi devo dire che non è un romanzo che ha parlato al mio cuore, ma per un semplice fattore soggettivo e personale. Not my cup of tea, si usa a dire, non è la mia tazza di tè, no, questo proverbio che in realtà non si può nemmeno tradurre, questo modo di dire. Nel senso che io ormai mi conosco molto bene, so quali sono i miei gusti letterari, questo non rientra pienamente all'interno del mio gusto letterario. Lo trovo un romanzo scritto molto bene, fatto molto bene, ma che probabilmente non mi porterò nel cuore, come invece
mi porterò nel cuore La traversata notturna di Andrea Tarabbea. Mi piace il fatto che sia un romanzo molto strano, ho adorato leggerlo, sono contenta di averlo letto. Se dovesse vincere ne sarei molto felice, perché sarebbe una bella deviazione di rotta da parte del premio Strega e degli Amici della Domenica. La vedo molto dura, tengo le dita incrociate, però conoscendomi molto bene so che non è un romanzo che parla a me, però l'ho apprezzato. Ecco, non so se sono riuscita a darvi la misura della differenza fra quello che io trovo essere il pregio oggettivo di questo libro e il gusto prettamente soggettivo che ormai ho imparato a conoscere, quindi so che per quanto trovi questo romanzo degno di essere all'interno della dozzina, non è sicuramente uno dei titoli che più mi ha sconvolto fra i candidati. Bene, questi erano i due romanzi di cui abbiamo parlato oggi. Come sempre vi aspetto qua sotto con un bel commento, fatemi sapere se state seguendo lo Stregathon, se vi state dedicando anche voi alla lettura della dozzina, se conoscevate i due titoli, cosa ne pensate, se vi ho convinto a leggere Andrea Canobbio. Io spero vivamente di sì. Ci sentiamo qui e su Instagram. Vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!